Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi non faccio un video didattico che riguarda l'esercizio a corpo libero, carico naturale, calistenica, eccetera, eccetera. Voglio spiegare un concetto molto importante. Mi è stato chiesto più di una volta come mai nei corsi che faccio io tendo ad avere sempre un numero basso di partecipanti. Quindi nei corsi che ho organizzato io, generalmente più di 15 partecipanti tendenzialmente io non prendo. Non è una questione che non voglio lavorare con tante persone, oppure che mi diverto a dire di no a una persona piuttosto che un'altra, oppure non voglio fare un favore e quindi integrare una persona in più piuttosto che un'altra. È semplicemente che io mi sono reso conto che quando tu vuoi fare un corso pratico di qualcosa non puoi pretendere di avere 60 persone. Come fai a gestire 60 persone? Gestire 60 persone vuol dire, o 70, o anche solo 40 o 50, vuol dire che tu che tieni il corso hai dei gregari, ok? Che lavorano, pensano, ragionano, traggono conclusioni con il tuo cervello, ok? Quindi o sono persone che hanno lavorato con te in sintonia per anni, oppure semplicemente sai che alle persone con cui stai lavorando, tu stai offrendo un servizio che è di qualità in quel momento. Le persone che invece lavorano con i tuoi gregari probabilmente non hanno la stessa qualità. Quindi il succo del discorso è che secondo me, se tu fai un workshop che è teorico e pratico, ma con un elevato risvolto pratico, tu non puoi pretendere di avere 100.000 persone, perché semplicemente non puoi seguirle tutte. Oppure decidi di arrivare a compromessi e di affrontare solamente poche tematiche. Se voi andate a chiedere alle persone che hanno seguito i miei corsi, soprattutto per esempio quello di mobilità, in quelli più recenti, sicuramente vi diranno che sono state viste una montagna di cose, una marea di cose. Nella maggior parte dei casi tutti hanno avuto l'opportunità di provarle e soprattutto di essere seguiti in modo dettagliato su quello che si andava a fare, perché alla fine questa è la cosa importante. Quindi io non vi sto dicendo di andare a diffidare di chi fa i corsi con 800.000 persone, però fatevi qualche domanda, perché sicuramente bisogna sempre scendere a compromessi. Detto questo, ci vediamo al prossimo appuntamento.